molto prima del telegiornale. Ore 12, Rai 1. Ah, ci regalate! Hai capito? E noi siamo qui alla scrivania, io e Lorella, perché ogni volta che c'è un personaggio molto popolare e molto amato, mi piace che sia accanto a me in un gioco, che capita sempre che sia il gioco per tutti gli italiani che vivono oltre confine. Dato che Rai 1 va in diretta, come d'altra parte Pronto Chi Gioca, Rai 1, sì, voglio dire, fantastico, va in diretta come Pronto Chi Gioca, in Svizzera, in Belgio, in Lussemburgo, chissà quanti avrete visto Lorella ballare, danzare, perdere la scarpetta come Cenerentola sabato sera. Pronto Chi Gioca? Sì, pronto, sono Cosimo dalla Svizzera. Come ti chiami? Cosimo dalla Svizzera. Cosimo dalla Svizzera, quanti anni hai, Cosimo? 11. 11 anni. Hai visto Lorella sabato sera? Sì? Te la passo? Sei un po' troppo giovane per farle la corte, ma la vuoi conoscere? Come? Non ti sento bene. La vuoi conoscere? È uguale, sì. È uguale! Hai proprio 11 anni, già tra 3 anni mi avresti risposto in un altro modo. Comunque te la passo, anche se non te la meriteresti. Cosimo? Sì, che non ci sente? Ti mando un bacione. Pronto? Non capisco bene. Non capisci i bacioni. Ma ti mando un bacione lo stesso. Magari lo vede. Forse l'hai la televisione davanti, Cosimo? Come? Eppure la Svizzera è vicina. Ce l'hai la televisione davanti? Sì. Ecco, forse ecco per questo che è emozionato. Allora, Cosimo, sai che c'è una bella cifra in ballo, perché c'è 1,5 milioni. Un milione e mezzo, potresti fare un viaggio te e la tua famiglia a trovare magari qualche amico e parente italiano. La tua famiglia da dove viene? Mia mamma viene dalla Sicilia e mio padre viene da Taranto. E tu sei nato lì? Io sì. Ecco. Senti, allora ti facciamo sentire queste tre canzoni molto tradizionali, regionali, che il nostro coro mima con la bocca e i nostri amici attori mimano con le facce, con i gesti, e il maestro Ormi accompagna musicalmente. Forza ragazzi! Cosimo, intanto devo rettificare una cosa. Il Montepremi non è 1,5 milioni purtroppo, ma è 1 milione. 1,5 milioni è il Montepremi da cui partirà Magalli fra poco. C'è stato un disguido, semplicemente. Però 1 milione è sempre una bella cifra. Prova a dirmi queste tre canzoni. Non lo so. Ah. Comunque potrei mandare un saluto. Lo so che hai telefonato per questo, altro che cuccarini e milioni. Vabbè, vai, saluto. Va bene. Un saluto ai miei nonni dalla Sicilia, sì. Poi i miei zii da Milano e i miei zii di qua. E vorrei salutare pure i miei amici Valentino. Tutti gli amici svizzeri. Amici. Va bene. Ciao Cosimo. Ciao. Arrivederci. Ciao. Era un po' timido questo Cosimo. 1,100.000 pronto che gioca? Pronto! Eccoci! Pronto, sono la signora Uria Marcellina. Marcellina? Stellina, Stella. Stellina, che bello, Stellina. Che bello. Che bello. Da dove chiami Stellina? Chiamo da Rappozil, Canton San Gallo. Canton San Gallo, per cui sempre Svizzera. Sì, la Svizzera. Svizzera, mi da qua. Io, no? Cosa hai detto? Si sente dall'accento che sei svizzera, dice Paolo Ormi. Non è vero. Infatti. Si sente che sei milanese. Dai. Di dove sei? Sono di Napoli. Di Napoli sei? No. Ma guarda un po', non l'avremmo mai immaginato. Insomma, sono molto emozionata. Stellina, sei molto simpatica anche. Grazie, lo so, lo dicono tutti. Senti, da una stellina a una stella. Ah, sì, stellina. È bella Lorella. Però, mio figlio piace tanto. A tuo figlio? Sì? Sì, sì. Guarda, una suocera così simpatica, quando ti ricapita? Vai al Cantone San Gallo, conosco. Ma la stessa età di mio figlio. Visto? Se la merita tuo figlio? Ah, io credo di sì, che è un bel giovane mio figlio. Sì, Hai visto? Divertentissimo. È molto bella. È molto simpatica. E mi deve fare un piacere. Sì, dimmi. Deve salutare a Tito e Baldo. Come no? Volentieri. Sono una sua ammiratrice. Va bene, Stellina. E sempre lì, dalla televisione, ogni sabato, martedì.
sempre là. Perfetto, non mancherò. Speriamo che vinco. Stellina, questo dipende da te. Ci sono queste tre canzoni. Una canzone di Barbaro. Una canzone di... No. Una canzone romantica. No. Adesso te la dico. No, ti ricordo com'è il gioco. Allora, ci sono... Ci sono tre canzoni. Tre canzoni. Tre sono, no una. Tre canzoni. Tradizionali, antiche, proprio che ognuna è simbolo di una regione. È una siciliana. È vero? Io non ti dico niente. Sì, è vero. È vero. Dai, forza Stellina, proviamo, dai. Mamma mia, com'è difficile. Lo so, non lo so. Ti può sentire ancora. No. Ci sono una canzone siciliana. Una due, tre. La, 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 la. Ecco. Dominato? Altre due. Altre due, veramente non lo so. Allora Stellina, un bacione, perché dobbiamo lasciare lo spazio agli altri. Stellina, guarda, non tanto non ci riesce. Stellina, molto piacere. Anche a noi conoscerti, ritelefona. Mi raccomando, Lorella, porti saluti a Pippo. Saluti di Stellina, Pippo, sì. Ciao. In Italia, a Napoli, e a Chirignano, Avellino, la mia cognata. Babbo. A Torino, ciao. Stellina. Ciao, simpatia, richiama. Ciao. Beh, allora, 1.100.000 lasciamo qui con Stellina questo gioco e invece iniziamo con Giancarlo Magalli che gioca con Toscana e Marche, Val d'Aosta, Campania e Lombardia e lì si parte da 1.500.000. Lorella, raggiungi Giancarlo, perché è troppo triste senza di te. Venga Cuccarini, non se ne pentirà. Come sta, cara? Benissimo. Bella. Stavo cara. Molto meglio prima con Enrica, comunque. Faccia tua. Sentiamo se arriva qualche telefonata. Pronto? Guarda. Oddio, chi è? È stupendo qua. Mamma mia. Una cosa neanche ai tempi dei Beatles. Pronto? Signora? Pronto? Signora? Non pigoli, parli. Pronto? Svenuta vedendo questa cosa con la parrucca, è svenuta. Pronto? Pronto? Sì, signora, buongiorno. Ciao, senti, Giancarlo, io non so però i film. E allora che hai chiamato a fare? Ma no, l'importante è partecipare. Senti, senti una cosa, lo invitate Baglioni lì? Lo invitiamo, Baglioni? Magari. Noi lo invitiamo quasi tutti i giorni, ma non viene, Baglioni è timido, non si vuole far vedere. Lo invitiamo un'altra volta. Noi ci riproviamo. Senti, non mi hai detto il nome, non mi hai detto niente. Allora, io mi chiamo Amelia. Valeria? No, Amelia. Amelia. Amelia? Amelia. Brava Lorella, brava. Hai visto Lorella? Io ormai... Va bene, Amelia, non sai nulla, mi pare di capire. Cioè, ne so tu, ma certo... no, che poi aiuti il nemico. Ok, dai, ti lascio con altre persone. Grazie, ti bacio la Cuccarini? Sì, sì. Dite di sì. Il ballerino dell'accompagna, è più carino. Il ballerino dell'accompagna. No, che ballo il ballerino dell'accompagna? Cioè... Mi devi dare un bacino, no, da parte sua. Non ballo il ballerino, bacio il ballerino. Io. Faccio io. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Ciao, sono Maria da Buzzo, provincia di Milano. Cara Maria, come va? Ciao, è la seconda volta che ci sentiamo, Io e te? Sì. Non possiamo continuare a sentirci così. La gente se ne accorge, poi. È troppo anziano, Anziano? Ma guarda che qui non c'è proprio più rispetto per nessuno. Ma allora, Baudo, non ho capito. Dovrebbe essere mio padre. In realtà è il padre di Russell. Baudo, lo sapevi, Russell è figlio di Baudo e di Ella Figgera. Come io sua figlia, insomma. Baudo, ci sono sempre piaciute le cantanti a Baudo. Ha avuto una cosa con la Fitzgerald, è nato là. Io lo faccio vedere. No, lo sai, è tardissimo. Maria, dimmi i titoli dei film. Non so niente. Li avevi visti, però? Sì, l'ho visto, ma non so che me li sono visti. Comunque voglio fare i saluti, posso? Brevissimo. Beh, allora dunque, saluto tutti gli amici e parenti di Gio, tutti gli amici e parenti di Apricene, provincia di Foggia e soprattutto mio zio Mario Biondi. Soprattutto. Vuoi che do un bacio alla Cuccarini da parte tua? Lorella, sei molto simpatico. Vabbè, andata male. Ciao, grazie. Mi dispiace per te. Ma mi dispiace per te, non che ti dispiace per me. Dispiace a me per te perché non sai quello che fai. Pronto? Pronto? Pronto, muta? Pronto? Niente.
Gli hai fatto uno spettacolo oggi, vedi? Ti vedono e non parlano. Io. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Sì, signora, sì, chi è? Mi sente? Come no, la sento? Io non la sento. Non mi sente? Sono Silvana di Lissone. Silvana di Lissone, Silvana, sì. Manca poco, un minuto e un quarto ma e dobbiamo. Devo rispondere che non so niente qua. Ma allora che gioco è? Vergogna, vabbè, do un bacio a Cuccarini da parte sua? No, aspetta, no. volevo rispondere, ma non ho capito il gioco. Qual è il gioco? Era quello dei film, purtroppo ormai è tardi, non glieli possiamo far rivedere. Era quelli che abbiamo visto ieri, erano tre film difficilissimi. Senti, posso salutare un po' degli amici, parenti? Non un po' degli amici, faccia un saluto veloce. No, saluto i miei parenti di Torino e i miei parenti di Avicenna, provincia di Foggia e a Puccioli. Perfetto, grazie Silvana. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Va bene. Ciao, perché io in questi ultimi secondi, scusa, mettiti in piedi un attimo. È uguale, non cambia niente. Mettiti in piedi un attimo. Cosa in piedi? Che è cambiato? Guarda, sei più basso di aceto che fa il fantino. Vabbè, che vuol dire? Ma non ho capito, volevo fare questa prova. Cuccarini, scendi dallo sgabello subito. Allora, mancano 26 secondi, li voglio ringraziare Aceto che è stato stupendo come sempre e augurargli di vincere il 14° Palio che lo porterà al record assoluto. Amedeo Minghi di vendere 14 milioni di dischi magari per il suo cuore di pace, che l'open. Grazie, Lorella la bambina. Beh, la baciano tutti. Grazie, stamattina sei esibita, domani ancora. Magari non lo bacio, ciao, a domani. Buonasera. Accanto a lui Alessandra Martinez.